Durante queste spedizioni abbiamo estratto lo scheletro del dinosauro più completo mai trovato in questa parte di Sahara, la regione del Kemkem marocchino. Questo dinosauro è noto con il nome di Spinosaurus, un enorme dinosauro predatore con delle fauci simili a quelle di un coccodrillo ed un'enorme vela sul dorso. In un certo senso, credevamo di sapere come dovesse essere Spinosaurus, ma quando abbiamo trovato una buona parte dello scheletro proprio qui, dopo aver rimosso tonnellate di roccia, abbiamo scoperto che ci sono tante cose da modificare nella nostra ricostruzione precedente dello Spinosaurus. Paradossalmente, lo Spinosauro è uno dei dinosauri più conosciuti dal cinema e dal grande pubblico, ma meno dai paleontologi. Infatti, fino a pochi anni fa si conosceva un unico esemplare di Spinosauro trovato da Stromer, un paleontologo tedesco, agli inizi del Novecento e pubblicato nel 1914. Ma quei resti unici, l'olotipo, cioè l'esemplare di riferimento, andarono completamente distrutti nei bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale su Monaco. Trovare un nuovo esemplare, addirittura più completo del precedente, è stato un fatto eccezionale per la paleontologia. Nel 2014 abbiamo pubblicato un nuovo scheletro di Spinosauro proveniente da questa zona, che ci ha permesso per la prima volta di fare una ricostruzione accurata delle dimensioni e delle proporzioni di questo dinosauro inusuale. Con i nuovi scavi 2015 e quello di quest'anno 2018 abbiamo trovato altre ossa che ci hanno permesso di migliorare ulteriormente le conoscenze e l'anatomia di questo animale e quindi di migliorare la ricostruzione dello scheletro e quindi dell'aspetto in vita. Già i disegni molto accurati che avevamo presentato ultimamente dovranno essere ulteriormente ritoccati per appunto includere anche le nuove scoperte, le nuove caratteristiche anatomiche che lo rendono ancora più bizzarro, ancora più inusuale. In particolare, l'esemplare che abbiamo scavato proprio qui, a pochi metri di distanza da dove ci troviamo nei pressi di Erfurt, presenta per la prima volta la coda quasi completa. Le vertebre caudali di Spinosaurus erano quasi sconosciute. Ci mostrano delle spine neurali allungatissime, quindi qualcosa di simile ad una vela anche sulla coda. Le ossa di Spinosauro che abbiamo scavato in una collina a sud di Erfurt in Marocco sono state finalmente ripulite dal sedimento e portate qui all'Università di Casablanca, dove per una settimana abbiamo lavorato a ricomporle in posizione anatomica ed ecco il risultato finale. Abbiamo quasi tutta la coda di questo incredibile esemplare, mancano soltanto una dozzina di vertebre alla fine sulla punta, ma la parte più interessante e intrigante di questo scheletro è questa sezione, dove ci sono vertebre cortissime ma con spine neurali molto molto allungate, una caratteristica mai vista in nessun altro dinosauro che rende lo Spinosauro un animale ancora più bizzarro. Questa vertebra particolarmente ben conservata ci mostra com'era la base della coda dello Spinosauro. Quattro quadranti di muscolatura molto potente. Questa coda praticamente completa di Spinosauro ci mostra che l'animale la utilizzava per il nuoto. La prima metà era molto muscolosa, quindi permetteva potenti movimenti laterali per dare la propulsione in acqua, e la seconda metà invece era molto flessibile proprio per enfatizzare questo movimento ondulatorio e per poter spingere l'animale proprio come fanno i coccodrilli al giorno d'oggi.
ecco una nuova puntata di Radio Statale State a Casa. Io e Gabri siamo i conduttori di questo speciale podcast. Abbiamo un sacco di ospiti, come sentirete più avanti nel podcast su Spotify e come state già vedendo su YouTube, perché questa intervista sarà caricata anche sul nostro canale YouTube di Breaking Lab, quindi andate a cercarvela. E quali sono gli ospiti? Io partirei in senso orario e quindi chiedo a Cristiano di presentarsi. Prego Cristiano, una breve presentazione, una breve introduzione. Prego. Buonasera a tutti, chiamo Cristiano Dal Sasso, lavoro al Museo di Storia Naturale di Milano come paleontologo dei vertebrati. Sono lì dal 1990, quindi quest'anno festeggio il trentennale della mia permanenza, sperando che non diventi una fossilizzazione vera e propria in questo istituto di ricerca che ha una grande tradizione negli studi paleontologici e molte più potenzialità di quelle che attualmente riesce ad usare. E poi, continuando il giro, abbiamo Diego. Ciao Diego. Ciao a tutti, grazie per l'occasione che ci state dando. Mi chiamo appunto Diego Mattarelli, mi occupo ormai da tantissimi anni di divulgazione scientifica, soprattutto in ambito delle scienze della Terra e di paleontologia, geologia, sono geologo. E ho avuto la possibilità appunto di conoscere durante questi anni tutti gli altri personaggi che sono ospiti con noi in questa serata, in questa chiacchierata, e mi hanno trascinato in quella che possiamo dire dalla paleontologia raccontata alla paleontologia vera fatta sul campo. Ne parleremo e faremo modo di... Quello che piace a tutti i geologi, paleontologi, naturalisti, sporcarsi le mani, stancarsi sul terreno, è quella la cosa migliore, secondo me. Stancarsi e stancarsi tantissimo. Però la soddisfazione poi ve ne parlerete, perché Gabri mi ha detto qualche cosa che avete combinato sul terreno, e anzi, c'è anche una canzone per l'occasione. Continuiamo con le presentazioni, però adesso c'è Simone. Ciao Simone, come va? Tutto bene? Ciao a tutti, sono Simone Maganuco, paleontologo, collaboro con il Museo di Storia Naturale di Milano ormai da quasi 20 anni, che se mi fa un certo effetto dirlo, perché mi sembra che siano passati 4-5 anni, invece quasi 20 anni. E per il resto mi occupo anche di collaborare con i vari artisti, illustratori, scultori nell'azione di riportare in vita questi animali del passato, quindi mi divido tra la ricerca e il lavoro con i paleoartisti proprio per realizzare allestimenti e mostre. Quindi adesso può presentarsi il nostro Marco. Ciao a tutti, sono Marco Auditore. In realtà sono nell'ambiente comunque un dilettante, ma spinto dalla grande passione malata, tutto sommato, dobbiamo parlare della nostra fine. Quando sono piccolo sono entrato in contatto inizialmente con Cristiano Dal Sasso, con il centro naturale, a seguire con tutti gli altri, Simone, e poi più recentemente con Gabriele e Diego, e mi sono ritrovato imbarcato anche in questa avventura, fondamentalmente con la funzione di illustratore scientifico. E poi chiaramente sul campo si fa tutto e tutti ci si presta. Va bene, perfetto. Sono di Genova, ho dimenticato di dire un particolare. Quindi se passi per Milano, lo ripeto anche te, sei invitato in radio quando vuoi, dove vuoi, sei davvero invitato, ecco. Di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di spinosauro. Allora, io faccio una premessa. Ho letto un bel po' di articoli che sono usciti su internet, ho stressato Gabri e ho paura di dire delle c***ate, quindi se le dico fermatemi e ditemi stai dicendo una cavolata. Che cos'è lo spinosauro? È un teropode, giusto? Annuite con la testa se ho sbagliato, se ho fatto giusto. Cosa sono i teropodi? Sono un gruppo di saurischi, giusto? Sono dinosauri con il bacino a lucertola e diversi dagli ornitischi, che sono i dinosauri con il bacino ad uccello. Com'è? Com'è, giusto?
E voi avete fatto una grande scoperta riguardo allo Spinosauro. E questa grande scoperta è che in pratica viveva in acqua o passava grande parte del suo tempo in acqua, giusto? Giusto. Ok. Bene, mi piace che c'è un feedback positivo alla puntata o quello che ho studiato. Sempre soddisfacente. Sensazionale perché? Perché fino a qualche mese fa si pensava che tutti questi dinosauri vivessero sulla terraferma, giusto? Avevamo capito che era probabilmente un po' semiacquatico nel 2014, quando avevamo già pubblicato su Science uno studio. È vero, me lo sono anche segnato. Questo testo esemplare. Ma non avevamo ancora trovato la sua coda. Stavolta l'abbiamo proprio preso per la coda, ancora dentro in quella collina del sud del Marocco, e nonché la coda che abbiamo trovato era diversa da quella di tutti gli altri dinosauri carnivori. Era una coda fusolata che terminava appuntita semplicemente come tutti gli altri appunto dinosauri carnivori bipedi. Era una coda a nastro, piatta lateralmente, più simile ad una lunga pinna, più simile alla coda di un tritone, di un coccodrillo, che a quella dei dinosauri francamente terrestri. Eravamo sul campo, vuoi raccontarlo tu, Simo? No, vai, no, racconta pure. Dai, Gabri, dici un po'. Simo, raccontacela tu questa. No, praticamente è stata una delle campagne di scavo che abbiamo fatto, che è stata la più produttiva della coda, queste vertebre caudali, e una e l'altra e via dicendo, e abbiamo cominciato a cantare sulle note di Final Countdown, cambiando le parole in modo che capissero poi anche i colleghi inglesi, dato che era un team internazionale. Cantavamo It's Another Caudal, e questo qua si è continuato a ripetere perché ne continuavano a venire fuori di queste vertebre qua. Dato che all'inizio c'era questo entusiasmo, partiva la canzone continuamente, l'ultimissimo giorno eravamo quasi disperati di trovare nuove ossa perché poi magari non ci sarebbe stato il tempo per estrarle, però è rimasta nella storia questa canzone. I profani cos'è una caudal? La vertebra, esatto, che compone la coda. Più loro. Anche la coda de... sì. Iniziamo con l'interrogazione. Allora, parto con Cristiano. Cristiano, eccomi qua. Questa è The Final Caudal, che è quella più distale di tutte, quella più vicina alla punta della coda. Ce l'ho in mano, non è quella originale, ovviamente, perché queste ossa, ricordiamolo, sono tutte a Casablanca per una nostra idea, un progetto che abbiamo ideato fin dall'inizio io, Simone Maganucco e Nizar Ibrahim, il project leader, riunire tutte le ossa del Marocco in modo che si facesse un museo. Bene, questa è una stampa 3D che ha realizzato Gabriele Bindellini con la base della sua di una delle sue fotogrammetrie, che lui ha avuto un ruolo importantissimo laggiù. Siamo portati via i file 3D. In questo modo abbiamo potuto stampare a distanza anche le ossa, alcune. Ok. Quindi diciamo che l'importanza della scoperta, se ho ben capito, è che questa pinna, questa coda, serviva davvero per nuotare. Mi sbaglio? Parlacene un po', Cristiano, se ti va. Allora, vedete anche chi può vedere in video queste vertebre, se dobbiamo descriverle anche chi ci ascolta. Dovete immaginare che sopra ognuna delle vertebre della coda, a differenza di tutti gli altri dinosauri, ci sono delle spine sottilissime che si dipartono a 45 gradi verso la parte posteriore del corpo, che sono lunghe fino a 7-8 volte la lunghezza di ogni corpo vertebrale. Messe una dietro all'altra, formavano una superficie di espansione
sul dorso della coda, serviva proprio per pagaiare. Questa coda, mossa da potenti muscoli, partivano soprattutto dalla base della coda, nella prima parte della coda dell'animale, ma continuavano fino alla punta, era un vero e proprio organo di propulsione in acqua. E questo era il dato che ci mancava, perché avevamo già capito dalle strane proporzioni dello spinosauro, per esempio zampe posteriori corte, bacino un po' ridotto, che era, come dire, un po' regredito come dinosauro che camminava soltanto fuori dall'acqua. E questo muso da coccodrillo, i denti conici già ci avevano indicato che era piscivoro. La vera, diciamo, arma segreta nel muoversi in acqua era questa coda che ci mancava e che nessuno aveva mai trovato, che non era mai stata trovata una coda di spinosauro. Non era mai stata trovata una coda, però poi ne parleremo meglio dopo, è una domanda che voglio fare a Marco, però c'erano già stati dei ritrovamenti poi distrutti, ma mi pare anche in Brasile sia stato trovato qualcosa, dico delle stupidaggini. Mi pare di aver letto così, non so. Diciamo che in Brasile sono stati trovati dei parenti stretti. Ah, parenti stretti, ok. E adesso passiamo a un'altra domanda. Questa è un po' la domanda che mi appassiona di più, perché nei documentari vedere quando cacciano i predatori è quello che proprio mi attacca allo schermo e non mi fa staccare. Quindi, caro Simone, volevo chiederti, questa coda che, come ha detto Cristiano, somigliava ad un nastro e serviva per fare una propulsione in ambiente acquatico, prima di tutto poi mi dici anche che ambiente acquatico è, se ti va, ma come funziona esattamente una coda? Cioè io non avendo una coda, come penso tutti voi, non so come funziona, quindi mi piacerebbe saperlo da te. Prego, sì. Prego. Ok, allora innanzitutto in che ambiente siamo? Immaginate di trovarvi appunto, di tornare indietro nel tempo di circa 100 milioni di anni. Quindi Cretaceo. Una zona, siamo all'inizio della seconda metà del Cretaceo, quindi comunque più o meno a metà strada del Cretaceo, ben prima di quando è vissuto il famoso T-Rex, di quando è caduto l'asteroide, neanche tanto così prima, cioè, una via di mezzo. L'ambiente è quello di un grande sistema fluviale che occupava tutto il nord dell'Africa, tanto che gli spinosauri sono stati trovati, come dirà Marco, dall'Egitto fino al Marocco, quindi era una zona molto ampia da est a ovest, e c'erano questi grandi fiumi dall'acqua profonda, fiumi anche dall'acqua probabilmente non particolarmente limpida, trasparente, tanto che tipo... spinosauro... un po' Rio delle Amazzoni, io me lo immagino, predatore in quella zona lì, cioè in un simile Rio delle Amazzoni. Qualcosa del genere, siamo nella zona verso il mare comunque, diciamo l'ultimo tratto. Quindi delta. Dei fiumi, zona di delta. E il nostro spinosauro che cosa faceva con la sua coda? Allora, la coda, come quella degli altri dinosauri, è costituita da vertebre, quindi come la nostra colonna vertebrale, come se proseguisse, appunto all'interno della coda abbiamo queste vertebre, come abbiamo detto prima, come ha mostrato Cristiano, queste vertebre però invece di avere le spine neurali, che è la parte che si sviluppa verso l'alto di una lunghezza diciamo regolare, quindi simile a quella degli altri dinosauri carnivori, erano molto allungate, e allo stesso tempo anche i processi che sono sotto le vertebre, quindi quelli che si chiamano scevrono archiemali, erano molto allungati per tutta la lunghezza della coda, proprio a formare questa sorta di nastro. Inoltre queste vertebre, le une con le altre, avevano delle articolazioni accessorie che di solito sono più sviluppate, che servono per irrigidire la coda, mentre nel caso dello spinosauro erano molto ridotte, quindi la rendevano particolarmente flessibile. Questa combinazione di coda molto alta e molto flessibile ci ha fatto capire immediatamente che questa coda doveva essere utilizzata per dei movimenti da destra e sinistra, quindi utile al nuoto, però avevamo bisogno di testarlo, perché appunto nelle pubblicazioni scientifiche servono anche i dati che siano il più possibile incontestabili, non basta avere l'idea e l'intuizione.
progetti, abbiamo coinvolto anche i colleghi dell'Università di Harvard, hanno praticamente con del materiale, della plastica, possiamo dire, hanno ridisegnato la sagoma della coda dello spinosauro e di quella di altri dinosauri carnivori più tradizionali come l'allosauro, il celotisis, e poi anche quella di animali odierni che vivono in ambienti acquatici, acqua dolce, come coccodrilli, tritoni. E questa coda, queste code applicate a un braccio robotico sono state fatte oscillare in... E sono stati osservati, che sono stati prodotti da questo esperimento, ci hanno mostrato che la coda dello spinosauro è molto più simile come efficienza a quella di animali acquatici come che appunto che nuotano, come coccodrilli, come tritoni, piuttosto che come quella dei dinosauri carnivori come l'allosauro. Quindi lo spinosauro effettivamente in acqua era efficiente, muoversi con, diciamo, con efficacia, poteva seguire le prede, che non significa poi che dovesse essere per forza velocissimo, perché magari seguiva prede che non erano neanche così tanto rapide, però diciamo che in acqua si muoveva bene, era a suo agio, aiutato poi anche da tante altre caratteristiche del corpo, che sono quelle che in parte avevamo già visto nello studio precedente. Benissimo, bene. Quindi era, diciamo, questo nastro ipermuscoloso che gli dava, che gli permetteva di stare, di essere, diciamo, uno dei tre più grandi predatori all'interno di questo delta fluviale. Ovviamente sì, perché diciamo che allora intanto lo spinosauro è vissuto in un ambiente in cui c'erano tanti altri animali e soprattutto tanti predatori. Tipo? Si doveva confrontare con dei coccodrilli giganti come l'Elosuchus. Se casomai si fosse avventurato sulla terraferma, si sarebbe trovato ad avere a che fare con grandi dinosauri carnivori come il Carcharodontosauro, per esempio. Era una zona in cui c'era un'abbondanza di predatori. E lo spinosauro, però, sicuramente era tra i più lunghi, tra i più grandi, almeno raggiunta l'età adulta, probabilmente non aveva neanche particolari rivali. Però, diciamo, era comunque un ambiente molto minaccioso. Quindi non aveva vita facile, però. Comunque sì. Questa coda gli serviva appunto per nutrirsi, eccetera, eccetera. Sì, cioè sì. Per procacciarsi il cibo, procacciarsi ovviamente. Il cibo. La canzone che mi ha inviato è Rocket Man di Elton John, giusto? Sì, sì. Io non mi aiuto anche qua. Infatti, anche questa sì, posso dire che mi piace effettivamente, però diciamo che anche questa è stata una canzone che ci ha accompagnato al campo scavi, che a un certo punto, quando ci siamo trovati a dover rimuovere tonnellate di roccia per arrivare allo strato che conteneva le ossa del nostro spinosauro, abbiamo organizzato questa quasi catena umana passandoci questi secchi pieni di roccia, che appunto in inglese si chiamano bucket. Da lì è nata la canzone, è una bucket man, perché potevamo passarci questi secchi di roccia. Quindi è un'altra di quelle che canticchiavamo lì sul campo. Io in questo sempre, sì. Campo di lavoro mi immagino che la vostra fantasia doveva, cioè la vostra mente doveva essere occupata in qualche modo, perché comunque mi piace, esatto. Gradi al sole, cioè. Esatto, quindi viaggiava per forza, ma però mi piace che gli ascoltatori a casa capiscano che non è che né un geologo né un paleontologo con le sue conoscenze prende il suo martello, tira una martellata all'affioramento e trova un fossile. Spesso ci vuole un sacco di lavoro. Tanto che, sì, sempre dall'articolo che ho letto di National Geographic, mi sbaglio, ho letto che vi eravate portati un martello pneumatico e si è rotto immediatamente. Sì. Gli ha comprato sul posto e ci ha abbandonato dopo pochissimo. Poi continuavamo a ripararlo, quindi poi alla fine il suo lavoro l'ha anche fatto, però okay. Era di là. Però diciamo che, cioè, se lo compro e si continua a rompere, mi pare che anche c'era scritto che era l'unico della zona. Quindi, cioè, è proprio una fortuna, l'unico rotto, e quindi voi l'avete usato anche per scavare, ecco. E adesso passiamo alla domanda a Marco. Marco, ho sempre... diciamo, se ti dico bombardamenti, Strumer e Germania, a te cosa viene in mente?
Diciamo che posso fare, per spiegare il tutto, un piccolo riassunto degli eventi, perché praticamente l'olotipo, cioè lo spinosauro, l'olotipo è l'esemplare su cui viene istituita la specie. Volevo proprio chiederti cos'era un olotipo. Ok, quindi praticamente per ogni essere vivente, per ogni specie, esiste un olotipo. Quindi l'olotipo dello spinosauro fu trovato da Stromer all'inizio del Novecento, nel 1930. Esatto. E lui fece un lavoro descrittivo molto dettagliato, dove pubblicò l'accompagnamento delle splendide tavole illustrate delle singole ossa, non di tutto purtroppo, cioè, faccio un esempio stupido, sappiamo che c'era anche un pezzetto della mascella, ma lui non l'ha mai illustrata. E nel 1934 pubblicò un secondo lavoro dove pubblicò e descrisse i resti di un secondo esemplare, su cui ebbe dei dubbi sulla assegnazione a Spinosaurus e quindi lo chiamò semplicemente Spinosaurus B. Cosa è successo in seguito? È scoppiata la Seconda Guerra Mondiale. Questi reperti che aveva studiato e descritto Stromer erano conservati al Museo di Monaco di Baviera. E, se non sbaglio, proprio nella notte tra il 24 e il 25 aprile del 1944, è un bombardamento delle forze alleate, se non sbaglio era proprio la RAF inglese, distrusse, rase al suolo Monaco, museo e Spinosaurus inclusi. Cavolo. E quindi da quel momento in poi tutto non c'era più un olotipo. Dell'olotipo, esatto, erano le tavole di Stromer. Cosa è successo? Che praticamente ci fu un ulteriore lavoro nel 1955 da parte di due sono figure strane che c'erano un tempo, strane perché erano paleontologi e geologi, ma nel contempo erano anche uomini di chiesa, perché uno era un abate e uno era un prete francesi, che nel loro una sorta di lavoro, che era un compendio di anche dei loro viaggi paleontologici, fecero, basandosi sui lavori di Stromer, un primo tentativo di ricostruzione scheletrica dello spinosauro, perché Stromer non l'aveva mai fatto, e lo ricostruì praticamente in maniera molto simile al classico dinosauro carnivoro, tanto per intenderci, sia dinosauro tipo Jurassic Park type, io me lo immagino. Sì, ma già in Jurassic Park aveva un muso da coccodrillo, in realtà in questa ricostruzione aveva proprio il cranio più o meno da allosauro. Ecco. Ok. Quindi... Comunque allora, da quel momento in poi praticamente dello spinosauro rimase questa figura fino ai primi anni 90. Non c'era letteralmente altro di spinosauro. Cosa è successo? Che ho dimenticato di dire, vabbè, è già stato detto, i resti furono trovati, i resti distrutti furono trovati in Egitto, e quindi dagli anni 90 in poi ulteriori scoperte vennero fatte in tutto il Nord Africa, per lo più in Marocco. In Marocco vennero fuori molti resti da mercati purtroppo non ufficiali, ma funziona così, ma erano tutti per lo più frammentari. Vennero trovati in realtà poi dei resti anche più completi, uno in particolare è conservato adesso al Museo di Milano, è un enorme rostro, praticamente solo la premascella e la mascella dello spinosauro, di quello che al momento attuale è il più grosso esemplare noto di Spinosaurus, che ci hanno fatto capire che aveva un muso da coccodrillo, non da allosauro. E praticamente quindi si è iniziato a pensare una nuova ricostruzione dello scheletro di questo animale, della morfologia. E praticamente poi, insomma, anche basandoci, poi mi collego a quello che dicevamo prima, ad altri esemplari noti dal Sud America, dal Brasile in particolare, come il Irritator, dove è noto un cranio quasi completo di questa specie, molto affine allo spinosauro, abbiamo ricreato un cranio che chiaramente resta parzialmente ipotetico, però è ragionato e sensato, dello Spinosaurus. E niente, fino ad arrivare a poi la nostra scoperta, al nostro lavoro sulla coda, che ci ha permesso di affinare e di migliorare in maniera ormai
quasi perfetta, almeno per le conoscenze attuali, tutto lo scheletro. Ma questo che avete studiato voi, tra virgolette, è il nuovo olotipo? Tra virgolette, allora sì, in realtà ha un'altra si usa un'altra terminologia, perché l'olotipo resta comunque quello distrutto. Ok. Però quando l'olotipo originale, per qualche motivo, quale che sia, viene perso, quando si trova un nuovo esemplare relativamente completo, viene definito neotipo. Quindi di fatto adesso la specie di riferimento, l'esemplare, pardon, di riferimento dello Spinosaurus è quello conservato al Museo di Casablanca, che abbiamo studiato noi. Al museo, pardon, all'Università di Casablanca, magari ci fosse un museo. Ma dite che è in progetto un museo a la costruzione di un museo a Casablanca? Diciamo che più che un progetto al momento è un'idea. Comunque c'è... La volontà di realizzarlo, cioè, chiaro, sarà un lavoro a lungo termine. Boh, ripeto, al momento la volontà c'è. Chiaro che bisogna affrontare un sacco di problemi anche relativi al governo marocchino in questo caso. Penso burocrazia, esatto. Sì, sì. Gabri aveva qualcosa da dire? Dici, Gabri? In realtà, da Instagram ci sono arrivate delle domande e ci chiedevano... Che ruolo avessero avuto gli esemplari di Stromer nella ricostruzione moderna di Spinosauro? Beh, praticamente hanno un ruolo fondamentale comunque, perché per quanto il nostro neotipo conservi delle spine neurali, le classiche spine neurali sul dorso dello Spinosaurus, come ripeto, siano presenti, non sono così complete come quelle dell'olotipo di Stromer. Quindi le tavole dei lavori originali di Stromer restano assolutamente fondamentali, per quanto si deve considerare che Cristiano ci sta facendo... Sono state trovate in anni più o meno recenti due uniche foto del Museo di Monaco dove sono effettivamente raffigurate le ossa di Stromer, e qualche differenza rispetto alle tavole del lavoro descrittivo ci sono. Quindi anche lì bisogna sempre tutto va sempre tutto valutato con criterio. Vedevo che Cristiano sta facendo vedere un qualcosa, se puoi rimostrarcelo. Lui ha tutto pronto. Indicavo a Marco le gambe, quindi magari se fai un cenno all'importanza di Spinosaurus B, sì, la nostra ricostruzione è stato fondamentale. Sì, sì, è vero. Allora, in realtà lo stesso Stromer, quando aveva descritto il suo secondo esemplare, che come dicevo prima aveva sollevato in lui stesso dei dubbi, proprio per le proporzioni particolari che aveva quell'esemplare, noi siamo riusciti a capire, grazie al nostro neotipo, che aveva ragione, nel senso Stromer nel descrivere il secondo esemplare nel 1934 aveva trovato un'associazione di vertebre sia del collo che del torace che della coda, e certo a resti anche di arti, tra questi qua c'era il femore, solo che gli era rimasto il dubbio perché le proporzioni degli arti del femore, quindi di tutto l'arto posteriore, gli sembrava piccolo rispetto al resto del corpo, per la concezione del dinosauro classico carnivoro che si aveva in testa a quell'epoca. Ed è, ripeto, proprio questo il motivo per cui lo assegnò a Spinosaurus col dubbio. E praticamente invece noi nel reperire il neotipo ci siamo accorti che effettivamente le proporzioni sono giuste, quindi... Le zampine posteriori corte quasi proprio da coccodrillo, cioè se noi togliamo allo Spinosaurus la vela dorsale abbiamo un animale che ricorda davvero tantissimo un coccodrillo e ricorda molto poco un allosauro, un tirannosauro, perché le zampe posteriori sono davvero ridottissime, zampe posteriori e bacino e niente, quindi riallacciandomi a quello che ci ricordava Cristiano, fatto anche lo Spinosaurus B è a tutti gli effetti uno Spinosaurus aegyptiacus. Diego,
Volevo farti una domanda riguardo ai modelli, alle fotogrammetrie prodotte per questo, per questa pubblicazione. Me ne puoi parlare un po', diciamo, anche sul lato non tecnico, ma non tanto, ecco, è una cosa interessante. Poi è bello vedere le ricostruzioni. Mi ricordo da bambino avevo un libro di dinosauri che ho sfogliato fino a distruggerlo, quindi sono un debitore. Capisco la passione, ma un po' ne hanno già parlato anche Cristiano, nominando il principale programmatore, possiamo chiamarti così, Gabriele, che ha fatto un lavoro incredibile, soprattutto direttamente a Casablanca, prendendo uno dei principali che ha ripreso, fotografato in ogni angolo, ogni singolo osso trovato, e questo ci ha permesso, poi dando un pasto a dei programmi appositi, di prendere queste foto e ricostruire in tre dimensioni ogni singolo osso nella misura precisa, con un altissimo livello di dettaglio anche della superficie. E questo tipo di lavoro importante fondamentalmente per due cose. Uno, perché, come diceva Cristiano, i fossili sono rimasti là, è giusto che rimangano là. C'è questo progetto, questa idea, come l'ha chiamata Marco, di realizzare un museo a riguardo. Ci ha permesso allo stesso tempo di studiarli assolutamente come se li avessimo in mano. Potevamo rigirarli, misurarli, perché con le fotogrammetrie si ottengono dei modelli tridimensionali perfettamente corretti anche nelle proporzioni, non solo nell'aspetto superficiale, e quindi si possono fare tutte le misure necessarie per appunto arrivare a caratterizzare ogni singolo osso e studiarci sopra, fino ad arrivare a fare quel lavoro che è stato fatto per la coda dello scimmiotto. D'altra parte, realizzare delle copie tridimensionali permette anche di, fondamentalmente, magari non adesso ma in futuro, di divulgarle, di rendere più accessibile questi materiali anche a chi non può metterci le mani sopra davvero. Poi è possibile stampare, come la copia che ha fatto vedere Cristiano, che ha mostrato prima, stampare questi modelli in dimensione reale o comunque anche nelle scale che ci possono servire, per poterci lavorare mettendoci proprio le mani sopra. Una volta i calchi, così si chiamavano le copie dei fossili, si facevano in un altro modo, quindi c'era bisogno proprio di avere il fossile in mano, immergerlo nel silicone, realizzare delle impronte e poi fare dei modelli in plastica. Questo tipo di questa nuova tecnologia invece ci permette di farli molto più velocemente e magari addirittura andare anche a riprodurre, modellare direttamente su queste ossa anche quelle mancanti, per andare a completare quello che è l'intero lavoro, l'intero scheletro. Quindi voi, da delle semplici tra virgolette, come sempre, foto, riuscite a produrre tramite programmi e stampanti 3D un qualcosa di concreto, cioè siete tipo degli alchimisti, io vi vedo così. Posso... Gabriele, di quante foto ci vogliono per un oggetto singolo, però? Per un elemento soltanto, un minimo un centinaio, si va da 100 a 200 in media, per riuscire a riprendere da ogni angolazione il rosso, in modo da non perdere nessuna concavità, nessuna parte. Esatto. Hai detto una cosa interessante. Hai detto, diciamo, da semplici foto. In realtà sono semplici foto. Questa è anche la cosa bella di questo tipo di tecnica, perché non richiede chissà quale attrezzatura, sono semplici foto. Come diceva Gabriele, bisogna avere quella la manualità di fare nel modo corretto, di non perdere nessuna sottosquadra, nessun angolino, in modo che poi si possa ricostruire il fossile, la copia del fossile, il modello tridimensionale. Prego. Volevo chiederti, qual è stata la tua esperienza da divulgatore sul campo?
Allora, come ho detto prima, io questa opportunità mi ha permesso di passare da quella che era la paleontologia raccontata o le scienze della Terra raccontate a quella fatta. E vuol dire che cambia tutto, nel senso che rendi conto di cosa vuol dire davvero scavare e trovarti per, come prima persona che si trova in mano un osso sepolto da 100 milioni di anni, e magari poi, come nel nostro caso, ti rendi conto che quell'osso ha una caratteristica o ha delle caratteristiche che ti permetteranno di cambiare un po' quella che era l'idea quell'animale, di quell'esemplare che è stata fatta fino a, che c'era fino a questo momento. Poterlo fare sul campo e poi poterlo raccontare è tutta un'altra cosa, ti permette di passare anche quelle che sono le sensazioni vere e proprie. Prima Gabriele ha fatto la battuta sul fatto che le canzoni che abbiamo proposto un po' derivavano dalla quantità di sole che abbiamo preso e che quindi potrebbe aver intaccato le nostre capacità, però sì, nel senso, c'è una fatica dietro, c'è un lavoro incredibile, ma c'è una soddisfazione che è veramente quasi spaventosa a pensarci, se uno si ferma a pensarci. Poi non parlare di tutto la polvere, lo sporco che ti porti a casa dopo ogni giornata passata in mezzo a sabbia, alle rocce e tutto quanto. Quindi... Sì, poi erano arenarie, giusto? Quindi non semplicissime da martellare. Sì, c'erano zone un pochino più tenaci, diciamo così, altre un pochino più semplici da... Quindi si passava dall'uso del martello pneumatico, che a volte funzionava, a volte no, ma che per fortuna ha funzionato a sufficienza, usare soltanto dei pennellini quando si arrivava, per fortuna, vicino alle parti importanti, nello strato fossilifero importante. Spero che comunque le persone a casa, i non addetti ai lavori, capiscano che il mondo dei dinosauri è ben più ampio di Jurassic Park. A me piacerebbe farglielo capire, perché ci sono anche un sacco di musei, ci sono persone che ho conosciuto, Cristiano, credimi, che a Milano non hanno ancora visto il museo di scienze naturali. Io non so, anch'io a scappellotti sulla testa, io se posso ci vado una volta almeno ogni due mesi, perché è bellissimo, mi mette tranquillità, lo adoro. C'è un famosissimo pliosauro che verso Natale scende dal suo porto e se ne va in giro per altre sale, dicono le guardie. Ma va, è come una notte al museo. E beh, passiamo alle domande. Tra l'altro ci è arrivata una domanda, ci sono un po' di domande da Instagram. Questa è la domanda della regia, quindi del nostro Zank, che ha tenuto in piedi questa trasmissione sul lato tecnico, e ci chiede: qual è la cosa più strana, più particolare che vi è capitata sul terreno? C'è qualche aneddoto che, se lo racconti a casa, tutti ti dicono: ma cosa stai dicendo, ma non è vero, non inventarti balle. C'è qualche cosa che vi viene in mente di stranissimo che vi è capitato? Posso... Certo. Una così. Ci è capitato, non mi ricordo se eravamo io e te Simone o io e te Gabriele, ritornando una sera a fine giornata dallo scavo, quando i ragazzi, con te Simone, quando i ragazzi i cosiddetti ragazzi del jackhammer, cioè i ragazzi del martello pneumatico, hanno a un certo punto buttato giù per terra tutta l'attrezzatura e si sono messi a scavare in modo forsennato a mani nude nel terreno, per il semplice fatto che avevano visto un grosso lucertolone nascondersi e loro avrebbero tanto tanto voluto acchiapparlo per farsene l'auto pranzetto il giorno dopo. Per fortuna del lucertolone gli è scappata, però questa è stata una cosa successa così all'improvviso, e aver trovato la cosa dello spinosauro ti rimane in mente anche. Esatto, loro... mi avrà detto: non sto mica fermo come lo spinosauro a farmi prendere io. Cioè, prego Simone, dici pure. Sì, restando in tema di cibo, più o meno, una cosa che mi ha colpito tantissimo e che non mi aspettavo, nell'ultimo scavo di luglio è stato il consiglio del medico della spedizione, che poi, viste le temperature, non è venuto con noi, però ci ha detto di mettere nelle bottiglie d'acqua il dado da brodo.
E subito l'abbiamo preso un po' invece di sali minerali, perché se c'è tanto l'acqua si scalda al punto, almeno avete la possibilità di reintegrare i sali, però di bere qualcosa che a quella temperatura è gustoso. Quindi l'idea ci faceva abbastanza schifo, devo dire. No, però esatto. Abbiamo apprezzato. Se vado a giocare all'oratorio, lascio l'acqua al sole, una bella bottiglietta di brodo, è un tocco a brodo e reintegri sali. Perché non ci ho pensato prima, mi chiedo io, onestamente. Io invece volevo farvi un'altra domanda, che è questa. Quando avete capito che quello che avevate tra le mani era qualcosa che era davvero importante, nel senso... Comunque abbiamo snocciolato tutte le varie sfaccettature della scoperta e vorrei chiedervi come avete capito che quando vi siete detti ok, c'è qualcosa di importante tra le mani, mi piacerebbe sapere questo. Cristiano. Qual è stato il punto di svolta? Guarda, io mi ricordo e abbiamo anche la documentazione filmata che lo testimonia. Quindi ce la devi passare perché noi la vogliamo mettere. È di dominio pubblico perché fa parte delle supplementary information in video dell'articolo di Nature. C'è anche la copertina, non so se l'abbiamo detto. È vero, non l'abbiamo detto, infatti parla. Sì, non è che è una roba che capita tutti i giorni. Esatto. Comunque, allora, questa è la più incredibile, forse la prima vertebra caudale con la spina davvero completa. Dove sarà mai venuta fuori? In un angolo dello scavo, cioè proprio nell'angolo in basso a sinistra, dove per andare a recuperarne la punta abbiamo dovuto addirittura scavare in galleria una piccola nicchia profonda 60-70 centimetri, quindi tanto quanto la lunghezza della spina, e quando poi è venuta fuori a me è scappato un mamma mia che è rimasto nella registrazione. Mamma mia. Incredibilmente completa, perfetta, lunga. E lì, siccome sapevamo che le vertebre della coda si replicano nella loro forma, una dopo l'altra, e ce ne sono 40-50, questo voleva dire, siccome era una middle distal, diciamo, era una di quelle della parte medio distale, quella della parte più centrale e lontana della coda, fino a lì le vertebre avevano tutte queste spine tili allungatissime. Quindi è un mamma mia sancito l'importanza della scoperta. Mamma mia era anche per la fragilità della spina. Molto italiano modo di esprimere stupore, un mamma mia come si descrivono all'estero ovunque. E un'ultima domanda, io continuerei ad oltranza, credetemi. Sono affascinato dal vostro lavoro, da come lo esponete, da come ne parlate, si vede che ci avete lavorato tantissimo e avete speso un sacco. E vorrei chiedervi, Gabri mi suggerisce il Muso di Spino a Milano. Gabri, parlacene un po'. Sì, in realtà ne abbiamo parlato anche prima, l'ha citato Marco, un esemplare che se non sbaglio è stato trovato negli anni 70, giusto? È stato studiato da questi due signori qua. È ancora in fase di studio, se non no, sbaglio. No, Gabri, devi dire il nome, perché se indichi io non ho la stessa posizione. Cristiano è da Simone. Ok, va bene. È ancora in fase di studio. La particolarità di questo esemplare è che appunto è davvero molto grande, ha lasciato ipotizzare che Spinosauro adulto potesse raggiungere una dimensione di 15 metri, anche di più forse. Un'altra particolarità, vuoi andare avanti tu, Cristiano? Sì, sì. Magari Simone che parla un po' di questo mondo. Che lui ha capito prima di me che era unico, È stato uno di quei pezzi che appunto quando sono ai primi tempi che frequentavo il museo, che ancora non collaboravo con Cristiano perché ero lì per fare una tesi, la mia tesi di laurea, collaboravo con un altro paleontologo, con Paolo Duini,
vedendo questo pezzo nelle collezioni, che doveva ancora finire di essere preparato da Cristiano, gli dissi: guarda Cristiano, secondo me può essere molto importante, può essere la testimonianza del più grande dinosauro predatore che conosciamo. E la settimana dopo Cristiano mi ha invitato a studiarlo assieme a lui, e da lì è nato poi tutto il lavoro di studio sullo spinosauro, che poi non abbiamo mai interrotto, perché di fatto, anche se abbiamo pubblicato tante altre cose, tante altre belle scoperte, lo spinosauro ritorna, e ritorna sempre con qualcosa di nuovo che ci sconvolge sempre di più. La particolarità di questo muso ci ha fatto subito capire che era, a parte le dimensioni, aveva delle caratteristiche particolari, perché aveva le narici arretrate, denti conici e ben spaziati tra loro, anziché essere affilati come coltelli per tagliare la carne, quindi denti per afferrare, per tenere, e non denti per tagliare. E aveva questo muso che, andandolo a studiare non solo come fatto esternamente ma anche l'interno attraverso un attack, abbiamo visto che era innervato da una serie di nervi che sono legati al trigemino, e gli permettevano, arrivavano appunto sulla punta del muso, dove c'erano dei recettori di pressione, però era un sonar. Mi riallaccio a quello che dicevo all'inizio di questi fiumi in cui l'acqua non era particolarmente limpida e cristallina, e quindi lo spinosauro, utilizzando questo strumento, poteva capire da dove arrivavano le prede, a che velocità si stavano muovendo, e al momento opportuno fa scattare le mascelle per catturarle. Quindi era qualcosa che sicuramente era utile per cacciare nell'acqua. È predatore pazzesco, sì. Temibile soprattutto. E penultima domanda, poi vi lascio andare, credetemi. Prima hai parlato di tavole prodotte da Strumer, ma queste tavole erano fatte a mano, giusto? Sì, assolutamente. Quindi della prima metà del Novecento, non c'erano altri mezzi che potevano essere. Quindi, per fare il paleontologo nella prima metà del Novecento, un po' dovevi essere anche un artista, giusto? Assolutamente. In realtà poi probabilmente c'erano, anzi senza probabilmente, diversi paleontologi che non disegnassero direttamente loro le tavole, ma quindi davano delle indicazioni. Beh, molto interessante. Comunque, per fortuna, visto che lo ripetiamo ancora, i nostri originali sono andati distrutti, fortuna nel caso di Stromer si era appoggiato. Comunque è un illustratore assolutamente in gamba. Mamma mia, le tavole che preziosi come loro. Sono davvero l'unica cosa che resta dello spinosauro originale. Purtroppo, però la guerra sappiamo che non guarda in faccia nessuno. E ragazzi, siamo giunti al termine di questa magnifica di questo magnifico podcast, di questo magnifico video YouTube. Vai Simone. Sì, io semplicemente volevo ricordare, dato che non abbiamo ancora parlato, tutti gli artisti oltre Marco, appunto, gli altri illustratori, animatori, scultori italiani, proprio sottolineerei italiani, hanno fatto in modo che la nostra scoperta, che è già importante di per sé dal punto di vista scientifico, potesse raggiungere più facilmente anche tutte le persone che sono appassionate, non, di paleontologia, perché hanno prodotto delle vere e proprie opere d'arte, sia a livello di tavole che di animazioni, che di modelli di grandezza naturale. Non li sto a ricordare tutti perché sono uno, però appunto devo parlare anche di loro, insomma. Sentendo questa frase si sentiranno tirati in causa, e giustamente sentiranno orgogliosi anche del lavoro che hanno fatto. Una domanda che è appena arrivata adesso, ci chiedono: allora, abbiamo capito che la coda serviva come una funzione propulsiva, la vela del dorso invece che funzione aveva? L'idea di una vela fa pensare ad uno scambiatore di calore, quindi che si pensava che questa vela potesse servire come pannello solare, riscaldare più velocemente il corpo, oppure per disperdere il calore all'ombra. In realtà noi non si potevano studiare le spine neurali come, perché sono rimaste soltanto le tavole storiche disegnate. Ma quando noi abbiamo cominciato a trovare frammenti di queste spine nel dorso, le più frantumate
le abbiamo ottenute anche per fare delle analisi paleoistologiche. Abbiamo tagliato delle fettine sottilissime per poterle vedere attraverso il microscopio, come si fa con le rocce. Lì abbiamo notato che la vascolarizzazione, cioè maggior parte, il punto dove l'osso è più attraversato da canali vascolari, non è la superficie dell'osso come sarebbe dovuto succedere in una struttura che sorregge una vela dove il sangue viene usato per scambiare calore, è all'interno, nella parte centrale dell'osso, quindi quelli sono i canali vascolari che nutrivano l'osso mentre cresceva. Invece sulla superficie delle spine non ci sono tracce di vasi sanguigni. Questo vuol dire che pelle attaccata ad esse, attaccata a queste spine, non era così vascolarizzata, perlomeno al punto da servire per fare questo scambio termico. Quindi sono rimaste altre ipotesi, tra cui quella che pensiamo adesso di più, sia che fosse una specie di piglia inversa per evitare il rollio, proprio perché lo spinosauro stava in acqua e nuotava in acqua. Ok, quindi questa cresta da punk, mi viene da dire, serviva per non farlo ribaltare, penso, giusto? Poi una struttura così importante poteva avere molte più funzioni, non so Gabriele se ne hai in mente altre, ma... Mi è arrivata un'altra domanda, però se qualcuno vuole aggiungere cose... Prego, prego Gabri, vai, facci sta domanda. Allora, ci chiedevano se l'esemplare che abbiamo trovato, intanto quanto è grande e se è un adulto o meno. No, allora l'esemplare che abbiamo trovato non è un adulto, ma è quasi adulto, e l'abbiamo scoperto facendo quelle sezioni istologiche di cui accennava prima Cristiano, perché all'interno delle ossa si possono vedere anche gli anelli di accrescimento che marcano appunto le varie stagioni, che ci fanno vedere che quanti anni ha un esemplare, un milione di anni, proprio quanti anni aveva quell'individuo, e anche il tipo di tessuto osseo ci fa capire se ha raggiunto la maturità o se non l'ha ancora raggiunta. Quindi il nostro non era ancora adulto, abbiamo calcolato facendo il modello 3D dell'intero animale, quindi non solo dello scheletro ma anche dell'animale, l'aspetto che aveva in vita, che doveva essere lungo 10,3 metri, quindi meno di 10,5 metri, e doveva pesare tra le 3 e le 4 tonnellate. Non un fuscello, quindi misurabile, diciamo. L'esemplare adulto basato sul muso di Milano, invece, come dicevamo prima, poteva superare i 15 metri facendo le debite proporzioni, pesare addirittura il triplo. Che poi si sa che il volume cresce al cubo, quindi la massa diventa molto più importante. Sì, sicuramente è un bestione enorme che i predatori non aveva rivali, se non forse poi il Tyrannosaurus Rex o i vari Carcharodontosaurus, Giganotosaurus. Vorrei chiudere con questa cosa qua. Questo spinosauro lo vedete un po' come, tra virgolette, un vostro figlio, una vostra non creazione, però c'è un affetto paterno. Io fossi in voi, mi trovassi in questa situazione, l'avrei, quindi non so. Io sì. Sì, nel senso che ci sono affezionato, ogni tanto dico basta ancora spinosauro, perché viene fuori in tutte le salse, poi però ogni volta quando ritorna a parlare di lui ci sorprende di nuovo, perché aggiunge un altro pezzo ed è un'altra cosa di totalmente inaspettato, inusuale, che lo rende di nuovo interessante, quindi sì. Diego? Per me è così. Io non ho figli, però penso che come un figlio sia problemi quando devi trovarlo, tirarlo fuori, ti stanchi, ti sfianca, non ne puoi più alla sera, ma poi ti dà comunque tante 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 soddisfazioni, quindi ripeto, non ho figli, ma un pochino lo senti almeno parte della famiglia, ecco. Cristiano? Io ho due figli e confermo, e ne ho anche due paleontologici, se mi permettete di dirlo, che l'altro è Ciro Scipionix, primo dinosauro italiano, ancora oggi unico al mondo, e entrambi in copertina su Nature, e insomma un po' odio amore per tutti e due, soprattutto perché dietro ci sono storie anche di persone, uomini
e spesso grandi problemi burocratici. Non è stata una passeggiata riportare in vita questi due, queste due bestiacce. E Marco invece? Beh, guarda, come vi ho detto, io sono stato l'illustratore dello scheletro. Questo animale ho visto decine di foto di ogni singolo osso, cioè le ho viste in ogni norma, da sopra, da sotto, di lato. E devo dire la verità, riavere altri esemplari e altri campioni di confronto, cioè non mi stanco, quindi penso che altro che figo. Va benissimo, allora io vi ringrazio della disponibilità, della pazienza, ringrazio Gabri per avermi aiutato a condurre questo magnifico podcast, ringrazio Zank per l'assistenza tecnica, ringrazio Giulio, che non so se mi sente, spero di sì, per aver registrato, a breve usciranno podcast e video, e grazie mille, grazie a tutti ragazzi davvero, spero vi abbia fatto piacere conversare e grazie mille, in bocca al lupo per tutto. Grazie, saluti a tutti. Ciao, ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao.